Ecco il Perugia, avversario storicamente ostico. E i ricordi vanno subito ad un altro drammatico spareggio. Ma stavolta è un altro toro. Zaccarelli lo ridisegna per la gara di andata e il suo capolavoro tattico, che consente di andare a vincere 2-1 al Curi. Continua a esserci molto equilibrio e direi, se Maurizio e gli amici a casa mi passano il termine, molta tensione tattica. Ti fa dentro Conticchio, poi Balzaretti, rete, rete! Stendardo, Colì, adesso a destra la squadra di Colantuono, Ferrera Pinto dentro, Del Vecchio, posizione regolare, rete! Mascala, gol del pareggio! 4-4-2, ritorno al Torino, schema che ha usato nel secondo tempo delle partite contro l'Ascoli. Ancora Pinga, lanciato da Marazzina, Pinga, fermato da Stendardo, provvidenzialmente, quando ormai il brasiliano si stava preparando a dare a Marazzina un pallone d'oro. Secondo calcio d'angolo per il Torino, 3 ne ha battuti il Perugia, lo stesso Pinga, sinistro, e deviazione di Floro Flores, ancora Pinga, palla di nuovo dentro, salvataggio, Marazzina, rete, rete, Marazzina, Torino 2, Perugia 1 all'undicesimo. Ovviamente il Torino sotto la sua curva. Non poteva essere diversamente, grande prestazione, giusta gratificazione per un numerosissimo pubblico del Toro, che si è fatto trovare pronta anche in questa circostanza. Posso immaginare domenica cosa ci sarà delle Alpi, aspettano questo momento da 7 lunghi anni. Finisce la partita, perdonami Maurizio, va segnalato il fischio di Farina perché va al Torino il primo round della doppia finale per la promozione. Vince la squadra granata 2-1. Non è ancora fatta, Mascara rimette tutto in discussione nel ritorno a Torino. I tempi regolamentari non bastano, servono anche i supplementari. Attenzione, ma direi anche una certa serenità comunque, anche se potrebbe sembrare questo un paradosso e un controsenso, sui volti di Stefano Colantuono e Renato Zaccarelli. Eccolo qua l'ex DG, che promosso in panchina a 2 giornate dalla fine del campionato ha fatto benissimo, 5 vittorie complessive tra fine campionato e playoff. Mentre comincia il match, con Sorrentino in porta, Carbone, Mantovani, Peccarisi, Mezzano e Balzaretti, poi Mudingai, De Ascentis, Conticchio, Pinga più Marazzina. Qui la gran giocata di Pinga, Marazzina, controllo sinistro e palla deviata in calcio d'angolo, super palla gol per Massimo Marazzina, al settimo minuto. Che bella cosa ha fatto, guarda come se l'è stoppata, vedi proprio, ecco, questo è come deve stoppare un giocatore di prima, se l'è chiusa col petto, se l'è aggiustata sul piede preferito, ha fatto la cosa giusta. Guarda, tutto il Torino nella propria area di rigore, addirittura Marazzina viene a fare il difensore, giustamente l'importanza della partita è tale che tutti devono fare i difensori quando c'è bisogno. Gittata lunghissima, a vuoto Sorrentino, poi Mascara, mischia, Mascara, sinistro, rete, rete, Perugia in vantaggio, 21esimo minuto, Peppe Mascara. Attenzione a Del Vecchio, a Di Loreto, a Stendardo, parte Lugutis, palla che gira, pallone parato da Sorrentino sul colpo di testa proprio di Stendardo. Attenzione al suo sinistro, parte Pinga, squizzi. Guarda, c'ha nei piedi questa forza di poter far male anche da quella distanza. Ecco qua dal basso la battuta di Pinga. Peccarisi scarica a sinistra per De Ascentis, due finte per mettere fuori gioco Ferrera Pinto, Marazzina il controllo, adesso sale il Torino che sembra poter ritrovare un minimo di coraggio lì davanti, Balzaretti, la rimessa laterale, Mudingai, Carbone vuole un cross, lo effettua nella zona di Marazzina, controllo Marazzina, poi Pinga, palla sul sinistro, Balzaretti, zona tiro, Balzaretti, deviazione e Stendardo salva ancora una volta sul sinistro di Balzaretti. Si sta giocando in condizioni climatiche veramente al limite,
molto caldo per tutto il giorno, molta umidità. Modingai è rimasto a terra Pinga, qualche problema per il brasiliano, ma si gioca con il Torino che cerca di sfruttare la circostanza. No, adesso la panchina del Torino vuole il gioco fermo perché Pinga è a terra. 18° incidente ad André Pinga. Lubutis, palla in area di rigore, Colì arriva ottimamente sul pallone senza però trovare lo specchio della porta. Perugia vicino ancora al gol del 2-0. Attenzione a sinistro di Pinga, pallone dentro, Marazzina rovesciata, fuori gioco. Tutti gli occhi sul sinistro di Pinga. Parte Pinga, parata di Squizzi. Che parata del portiere perugino. Torino e Perugia con l'1-0 per la squadra umbra vanno ai tempi supplementari, ancora 30 minuti per decidere la squadra promossa in Serie A. Cominciano i supplementari, due tempi da 15 minuti. Alla fine di questa mezz'ora supplementare di gioco, se dovesse essere ancora questo il risultato, niente calci di rigore. Sarà il Torino la squadra promossa in Serie A, perché si è classificata meglio nei confronti del Perugia alla fine del campionato. Non ci sono stati cambi rispetto alla parte finale del match, e allora squadre con gli stessi schieramenti con i quali hanno chiuso al 90°. Pinga batte il calcio di punizione, Balzaretti il rimpallo, attenzione, pallone alto, Squizzi, Pippo Maniero, parte lui, destro, deviazione. Intanto finisce il primo tempo, non c'è il recupero. I giocatori del Torino vanno a trovare forze impensabili proprio perché capiscono che si sta avvicinando un sogno. Si comincia il secondo tempo supplementare. Ravanelli si fionda, anche lui adesso ha forze fresche da spendere. Milanese, traversone, non esce Sorrentino, allontana Balzaretti, poi Gorgone. La parata di Sorrentino, sinistro centrale di Gorgone. Perugia vuole attaccare, vorrebbe attaccare, ma le gambe non rispondono più come i primi 90 minuti. Il Torino al contrario sta veramente raccattando le ultime energie, si sta galvanizzando dal traguardo molto vicino. Comincia il quarto minuto di questo secondo tempo supplementare. Batte Milanese, pallone che gira, sfiora Colì, guadagna anche calcio d'angolo il Torino, che vede davvero ad un passo l'obiettivo della promozione. In avanti anche con i difensori il Perugia, ma la palla è del Torino. Marazzina, Balzaretti, avanti ancora per De Ascentis, tiene palla il capitano, non ne ha più il Perugia. Il Torino a 15 secondi dalla promozione in Serie A, a terra Codrea, De Santis fischia alla fine, tutti in piedi al Dele Alpi, sulle gradinate, vicino alla panchina di Zaccarelli. Ormai è finita, Daniele, ormai è finita. È finita! Ringrazio il Toro che mi ha rilanciato, ringrazio questi tifosi, lo stadio è pieno e abbiamo meritato. Mi dispiace per il Perugia perché anche loro se la sono giocata fino alla fine. È la festa del Torino, è la festa dei 55.000, è la grande storia del Torino che stasera ha trovato di nuovo una pagina importante. Certo, questo non è uno scudetto, non è una coppa, ma per il Torino è un po' come tornare a casa, perché il blasone, la storia e il lignaggio di questo club hanno spinto affinché la squadra meritasse di nuovo il campionato di Serie A.